Ciao a tutti ragazzi e Ciao a benvenuti tutti. a questo nuovo video. Siamo Raffaele e Caterina, siamo i Two Food Fit Lovers. Iscrivetevi al canale se non avete ancora Mettete seguiteci subito su Instagram, like. subito like. Che facciamo noi? Noi ci mangiamo la roba al posto vostro, vi diciamo se fa schifo o no, così solo se non fa schifo la comprate. Siamo giunti alla parte 3 del nostro video sui pro. Perché ne avete fatte 3? Per fare più visual? Sì, anche, ma soprattutto perché non volevamo sentirci male. Se non avete visto gli altri due, andateli a vedere, perché abbiamo suddiviso i gusti per categorie. Primo video con i gusti classici, secondo video con i gusti di frutta più alcolici. Terzo video, gusti, come li chiamiamo? Gusti porn, perché c'è caramello, torrone, crema catalana. E poi ci stanno anche questi nuovi, figli unici di madre vedova, Sono che tipo sono... le panne cotte. Brava, tipo creme caramel. Questi tra l'altro penso che vadano tipo schiaffati a testa in giù su un piattino. Ma soprattutto, se avete visto il video numero 2, vi sarete accorti, cioè l'avete visto, non è che vi siete accorti, che il gusto mango ci era arrivato Ma rotto. dove l'hai tirato fuori? Da in mezzo alle cosse. Ce l'abbiamo ricomprato. Quindi partiamo da Però mango. partiamo da mango perché dobbiamo concludere i gusti frutta. Il nostro gusto Esatto. frutta preferito fino è stato banana. Io ho detto anche fragola comunque. Banana. Sa un po' di mango. Consistenza la solita, ragazzi, budinosa. In più sono dei budini a base di albume aromatizzati, quindi praticamente zero grassi, praticamente zero carboidrati, tutte proteine, tanti gusti, a noi piace un sacco. Non è tutto sto mango spinto. È vero, però mi aspettavo di meglio. Sì, ma per me è comunque meglio di fragola. Sotto No, sto scherzando. banana è proprio... Non è meglio di fragola. Quindi no, Ora quindi anche no. passiamo ai gusti di porn. Al Pudding avena al cioccolato, cioccolato. l'unico insieme a pudding avena e biscotto che ha anche un po' di carboidrati, tutti gli altri zero carboidrati. C'è un po' di puntini. Sarà l'avena. L'ho Sì, si vede l'avena, aperto infatti. perfettamente, ragazzi, come potete vedere. Non mi dispiace. Che gusto ha un pudding al cioccolato rispetto al Perché cioccolato sembra tipo stesso? un porridge, però Porridge. sì, però un po' più budinoso. E Ok. questo sa abbastanza di cioccolato, quindi mi piace. L'odore è quasi nullo, ma non mi dispiace. Questo è perfetto per chi odia la consistenza dell'albume. È vero? Ci sto, buono anche il biscotto. Quale ti piace di più? Biscotto. Sto cioccolato sembra soffrogato. Non è vero. Il cioccolato è tanto facile da fa. No. No, non è male, ma non è... È Oh, buonissimo. cioè, il cioccolato è una cosa semplice. Si sente infatti, sa di cacao. Passiamo agli altri quattro gusti porcellosi, ragazzi. Caramello e crema? Caramello. Crema catalana è stato probabilmente uno dei primi che così, random, anni fa, abbiamo assaggiato. Ed è stato il nostro preferito, fin da subito, quello che ci è piaciuto di più. Vai, partiamo. Crema catalana che già conosciamo. Ragazzi, è una bomba. Non so di che sa, che non è crema catalana o tosto sapore, però è il più aromatico di tutti, è il più gustoso di tutti, è il più saporito, non è eccessivamente dolce, non è chimico, cioè veramente ne mangerei a vagonate. Crema catalana è il migliore. Tra l'altro, crema catalana sembra che sa più di caramello rispetto al gusto Perché il caramello. problema di caramello qual Che non era così tanto spinto. è? Caramello è buono, per carità, anzi, Però questo buonissimo. è. Vabbè, Crema catalana è caramello alla massima sono da provare potenza. tutti e due comunque, in ogni caso. Questo è troppo Confermo quello che ho detto. Caramello è buono, buonissimo. buono. Provateli entrambi. Ok, Io ragazzi, resto. sono rimasti gli ultimi due gusti di Pru che non ricordo di aver mai provato. Allora, questo non l'ho mai provato. È nuovo. Torrone, o l'ho provato 4 anni fa senza neanche. Non mi ricordo Torroni, Ma manco sinceramente. io. A me il torrone manco mi piace. Però va bene. Questo non ha particolare odore. È rosa. È pink cake, torta rosa. Sa di qualcosa che ricorda ovviamente qualcosa di alcolico, arancione. Non mi dà l'idea di un torrone. Questo sa di chimico. È buono, però. Non me l'aspettavo, guarda, qualcosa di rosa che sapeva di chimico. Ma come si descrive sta roba? Ma che Questo non sa di torrone, sa di niente. No, sono dei gusti, sono degli aromi particolari. Ma che non so associarli a qualcosa. Raga, questo non lo comprate. Cercate di capire che sono mio, ma non lo comprate. Cosa vuoi, cioccolato o Voglio che caramello? prendi un piattino. Allora, questi sono diversi. Chiamano flan prù.
che cambia? Che c'hanno sia l'albume, sia il tuorlo, sia olio di semi di chia, quindi forse sono più addensati proprio per questo. Ispiro. Estratto di mela, infatti hanno un po' di grassi, carbo 1 grammo, hanno un po' di fibre, sono più o meno uguali ragazzi, ora non lo so, sì, hanno più l'acquetta sopra, sapete quella che da creme caramel? Sì, tipo il caramello liquidino. Che va bene, ci sta. È figo. A questo bagno il caramello effettivamente si sente. Ha un po' più acquetta sopra. Lo so. Sono. Io l'avrei lasciato direttamente, Allora, un po' dai. troppo acquetta, sinceramente. Ho capito la panna cotta, tutte queste cose, però. Vado. Com'è dentro? Carino. Dà l'idea di essere meno albumoso, anche se comunque c'è l'albume. È vero. Questo è un altro candidato da far provare a chi dice no, raga, vorrei provarli, ma a me l'albume, l'idea di albume fa troppo schifo. Allora, vaniglia e caramello non è spinto, vaniglia e caramello, insomma, non è così tanto spinto, però ci sta, è lieve. Potevo aspettarmi di meglio dal gusto, sinceramente. Cioccolato, cacao. Molto simili, solo che questo appunto sa un po' di caramello, Mi questo piace di più vaniglia e caramello. cioccolato. Tu? Forse di poco, ma non è che mi fa schifo il cioccolato, anzi è Perfetto. Quindi vaniglia e caramello vince. Differenze sostanziali con i Prue non ce ne sono tantissime. Questo, diciamo, nell'ideale potrebbe essere versato, ma ovviamente lo potrei mangiare come se fosse un Prue. Ha un po' meno proteine, un po' più grassi, 1 grammo di carboidrati. Mentre queste sono soltanto proteine, queste hanno anche qualcosina, probabilmente per aggiustare la consistenza. Ok ragazzi, classifica finale. Allora, vi dico innanzitutto la mia, ma la sono scritta più tutta precisa e perfetta. Vi dico, primo posto, crema catalana, quello con più gusto, sa, è goloso, tutto qua, eccetera, eccetera. Primo posto. Secondo posto, non tanto indietro, sinceramente, perché comunque mi piace veramente un sacco. Banana, non è per niente chimico, bello pompato, forse anche più di crema catalana. Terzo posto, pari merito. Tiramisù e pudding avena biscotto. Il pudding avena biscotto mi piace la consistenza, è meno budinosa perché c'è l'avena, quindi è molto più cremosa ed ha comunque un buon sapore, anche migliore del biscotto stesso. E tiramisù, che è comunque molto buono, non dà l'idea di tiramisù, dà l'idea di cacao e caffè. Quarto posto, gin tonic, particolare, lieve, mi è piaciuto e basta. Tra questi due ci metto flan, vaniglia e caramello, anche questo per la consistenza che è leggermente migliore perché comunque non ha solo proteine, e potrà essere un po' più spinto, però comunque dai, vaniglia, caramello, qualcosina di sente, quindi ci sta. Vai! Allora, invece la mia classifica è primo posto crema catalana, poi tiramisù, poi fragole e banana più o meno pari, diciamo perché mi sono piaciuti tutti e due entrambi. Poi ho messo pudding biscotto e poi frutti secchi con gin tonic come ultimo pozzo. Questi diciamo che sono stati i miei preferiti, anche i flan non erano male. Una cosa è certa, non ricomprate mai nella vita né pink cake, ma Sì, non soprattutto sa non di ricomprate niente. cioccolato d'arancia. Strategia, se vi sono piaciuti i Prue, ok, questa è la nostra classifica, dovendo fare un'unione tra meccate, diciamo che quindi i migliori sono crema catalana al primo posto, Tiramisù, tiramisù, banana, banana e pudding biscotto, e poi gin gin tonic. tonic. Se avete paura dell'albume e che quindi possa non piacervi, io vi consiglio molto semplicemente: prendete I il pudding. gusto migliore, cioè crema catalana. Sì. Se non vi piace neanche quello, significa che è proprio discorso di consistenza. Non la sopportate, fine. E insieme a crema catalana prendete il pudding avena biscotto, che è Quelli quello a con la base d'avena. consistenza migliore. Sembra quasi un porridge. Esatto. Una volta che provate il gusto migliore, ma budinoso, e il gusto migliore tra quelli non troppo budinosi, capite se il problema è la consistenza o il gusto. Se non vi piace nessuno dei due, lasciate perdere, si vive bene anche senza. Quindi ragazzi, vi ricordo che vi trovate su ASFood, codice sconto AS2FoodFitLovers. Questi 3 video sono finiti, abbiamo recensito un botto di gusti, speriamo che vi siate divertiti a vederci assaggiare un botto di roba. E quindi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi!